Benvenuti e bentornati alla sesta puntata di In Salute. Mi ripresento, io sono Michele, sono qui con il mio collega e socio. Io mi chiamo Tommaso, come sempre. Oggi mi sentite un pochettino influenzato, ma oggi sarò un pochino più dietro le quinte, cercherò di aiutare come posso, ma la puntata Michi è tutta nelle tue mani. Assolutamente sì, non so se è una fortuna o una sfortuna, ma diciamo che oggi vi è venuto un po' a mancare la voce di Tommy, quindi sarà di presenza e cercherò io di portare avanti più la puntata, anche perché oggi è una super puntata con un super ospite speciale. Però prima di partire io direi di ricordare quello che è il format di In Salute. Noi siamo un progetto che ha la missione di educare le persone nell'ambito della salute a 360 gradi. Siamo qua in diretta tutti i venerdì alle 18 su Fano TV e la scorsa puntata abbiamo parlato di alimentazione, di psicologia, e psicologia anche. Riguardante con l'aiuto di una psicologa abbiamo fatto il quiz e sì. Abbiamo un vincitore. Allora, il vincitore della quinta puntata in cui abbiamo parlato appunto della psicologia della salute, quindi della salute, della sanità della nostra mente, della nostra psiche, è Filippo, che ha ricevuto da noi un video, un messaggio appunto sul suo telefonismo, sul suo WhatsApp, in cui ricordiamo che ha vinto una consulenza col nostro team di In Salute. Quindi complimenti, e proprio riguardante questa argomentazione vi ricordiamo che avete la possibilità di interagire direttamente con noi, quindi trovate il numero scritto qua sotto, potete mandarci messaggi a cui noi risponderemo, o meglio oggi risponderà l'ospite che abbiamo qui insieme a noi. Al termine ci sarà anche oggi il quiz e potrete vincere una consulenza con il professionista che abbiamo oggi. Dopo la psicologia della scorsa settimana, oggi abbiamo un ospite e oggi parliamo di osteopatia neonatale e in gravidanza, quindi un'argomentazione molto molto interessante e importante. A me personalmente mi riguarda anche da vicino, visto che ho una bambina di poco più di 2 mesi, quindi guiderò un po' la puntata. Il neopapà di In Salute, Michi. E farò anche tantissime domande, quindi già lo preparo perché sarò anche un po' invadente, dai, diciamo così. E tutte le persone, le famiglie, ma non solo, che hanno vissuto questo periodo, stanno vivendo o lo stanno vivendo attualmente, penso che sia veramente un regalo. Quindi ringraziamo l'ospite, lo presentiamo e abbiamo qui con noi Danilo Filipponi, lo ringraziamo, grazie per essere qua oggi. E due parole su di te. Grazie Michele, ciao Tommaso, ciao a tutti quelli che ci seguono. Due parole veloci su di me: io sono un osteopata, lavoro a Fano da diversi anni e appunto insieme abbiamo concordato nel portare qua oggi un argomento che è molto importante, dove l'osteopata può aiutare molto appunto. Assolutamente sì, innanzitutto è un amico e sei un amico, quindi ti ringraziamo per essere venuto qua. Non diciamo anche che non tratti danni solo la gravidanza o il periodo neonatale, ma l'osteopatia a 360 gradi, quindi tutto quello che riguarda il muscolo scheletrico e tutte quelle che sono le problematiche dell'osteopatia, proprio riguardante, ed è bravissimo, aggiungiamo anche questo, e proprio riguardante questo, prima di addentrarci sull'argomentazione di oggi, Dani, per le persone che ci seguono, magari che non sanno bene chi è l'osteopata, ti chiediamo un piccolo sunto di cosa fa la tua professione, che qualifica è e qual è il campo d'azione per chi ci segue. In poche parole, l'osteopata è una figura professionale che non utilizza i macchinari, utilizza solo le mani, e per questo approccia il paziente in maniera molto globale. La peculiarità è quella di andare a ricercare all'interno del corpo non solo il sintomo, ma bensì soprattutto la causa del sintomo. Questo gli permette quindi di essere molto lavorare a 360 gradi sul corpo, non limitandosi alle problematiche articolari, ma andando più in profondità a quelle che possono essere le problematiche proprio di tutto il corpo, e avendo anche dei risultati molto più duraturi e molto più allargati a tutto il corpo. Grazie mille, penso che comunque un quadro generale all'inizio sia
dovuto perché magari molte persone sentono queste figure, non essendo giustamente nel campo specifico, anche molte volte dicono ok, ma da chi devo andare, da quale figura di riferimento? Beh, sappiate che l'osteopata, come vi ho appena detto, è una figura professionale che si prende cura a 360 gradi del cliente barra paziente, diciamo. Quindi chi può andare dall'osteopata? Come sempre ci aiuteremo con delle slide per facilitare anche non solo la parte uditiva, ma anche delle volte fare dei piccoli schemi che possano rimanervi rimanere più impressi. Quindi chi può andare dall'osteopata? Dani, tu, chi può venire da te in studio? Partiamo da un presupposto che molti vedono l'osteopata come lo scricchia ossa. Dici? Cioè, io penso che chiunque dice voglio, ho bisogno di una scrocchiata, esatto, voglio andare dall'osteopata. Però questo è un falso mito, perché l'osteopata è sì lo scricchia ossa, quindi ha le capacità e conosce le tecniche per, si chiamano trust, per quindi andare a scricchiare le ossa, ma non fa solo questo, anzi è tanto altro. Infatti può lavorare sia in fase acuta, quindi problematiche importanti come mal di schiena acuti, cervicalgie, mal di testa, ma sia in fase subacuta e soprattutto in fase cronica, quindi anche problematiche che sono più collegate alla fase viscerale, delle gastriti, problematiche intestinali. Quindi lo spettro d'azione anche da un punto di vista di età è molto ampio. Come sappiamo e come parleremo oggi, possiamo partire dall'età prenatale, ma fino ad arrivare anche alle persone più grandi, più anziane, o gli sportivi o i sedentari. Diciamo che a seconda della fascia d'età, di quello che è l'impegno lavorativo e di quello che è la persona, ognuno purtroppo ha i suoi problemi e diciamo questa disciplina gli permette di approcciarsi o con una bella scricchiata oppure con due mani un pochino più dolci. E quindi in maniera proprio sintetica, Tommy, se una persona ha una problematica, una consulenza, diciamo che non fa mai male. Quello fa sempre bene, Michi, dai, rivolgersi comunque a un professionista è sempre l'ago della bilancia, come no? Abbiamo, percorsi. Esatto, sempre detto. E il nostro obiettivo è anche quello di vedere sempre più figure professionali per dare sia luce al professionista, sia educare le persone su cosa fa ogni professione. Io direi di partire, Dani, se tu sei d'accordo, visto che l'argomento è molto molto ampio, quindi iniziamo a partire da che cosa, se non dalla gravidanza. Abbiamo preparato, anzi hai gentilmente preparato delle slide che ci accompagneranno, quindi parliamo di problematiche in gravidanza. Quindi se qualcuno ci guarda a casa, io ho tanti amici, avendolo vissuto adesso o che arriveranno, che si approcciano alla gravidanza, quindi alla maternità, che è un momento bellissimo, quindi ha delle sfaccettature bellissime, il dono più bello della vita che uno possa ricevere, ma ovviamente molte volte non viene mai considerato anche che ci sono delle problematiche da poter gestire. Come si dice sempre, le donne in gravidanza sono sempre più belle, ma l'ago della bilancia deve pendere da tutte e due le parti, o meglio, la gravidanza è un grande cambiamento per la donna, su diversi punti di vista, sia da un punto di vista prettamente meccanico e posturale, nel senso che una donna si vede crescere una pancia che può arrivare fino addirittura a 12-13 kg. E diciamo che alle donne già vedersi crescere si parte col piede sbagliato, però. Esatto. E la crescita dell'utero e del feto comunque va a portare una riorganizzazione proprio viscerale all'interno dell'addome. Ma soprattutto questo peso che si viene a creare davanti, da un punto di vista di forze e di, come dire, di gestione biomeccanica del corpo, il corpo nei 9 mesi è come se rincorresse sempre e si dovesse adattare sempre a una nuova situazione. Ogni grammo in più, ogni centimetro di pancia in più è una riorganizzazione completa del corpo. Diciamo, in una buona parte di questi casi il corpo riesce a far fronte a questo, ma ci sono, come dire, dei piccoli inciampi o delle piccole problematiche che qua e là possono venire fuori. Un grande sconvolgimento, oltre che da un punto di vista muscolo-scheletrico, è l'aspetto, come dire, vascolare, fluidico, liquido, perché anche da un punto di vista di apporto vascolare, di ritenzione idrica, sono grandi aspetti e grandi
situazioni che la donna deve far fronte. Cambia tutto a livello ormonale, è un vero e proprio viaggio per la donna. Quindi anche a livello ormonale c'è qualcosina. No, però è veramente il periodo più bello, penso, che una mamma possa vivere. E però, come giustamente detto, il corpo è in continuo mutamento e deve trovare sempre un nuovo equilibrio. Quindi oggi cercheremo, grazie a te, di dare qualche consiglio proprio per far sì che questo periodo risulti il migliore possibile. E ovviamente più uno è bravo anche in questa fase, più sicuramente ne gioverà anche al futuro neonato. Esatto, e soprattutto nel momento clou dell'arrivo del neonato, che è il parto, che è un momento cruciale, diciamo. E andando nello specifico e guardando insieme quelle che possono essere le problematiche, al fronte di quello che abbiamo già detto, molte donne possono avere delle problematiche più meccaniche, strutturali e muscolari, quindi la classica lombalgia, come la sciatica gravidica, oppure problematica anche al tunnel carpale. C'è una tipologia di tunnel carpale che si chiama tunnel carpale gravidico, che è di natura ormonale, tipico della gravidanza. Proprio dolori generalizzati alle gambe, un po' di fiacca, queste sono tutte problematiche abbastanza frequenti in gravidanza. Allo stesso tempo c'è tutto l'aspetto vascolare e ormonale, che invece riguarda le nausee, le cefalee o comunque le difficoltà, sempre anche da un punto di vista respiratorio, perché comunque anche la parte diaframmatica, quindi il torace, subisce una grossa modificazione in questi 9 mesi. Da non dimenticare è comunque l'aspetto anche emotivo che si vive all'interno di questi 9 mesi, che ha comunque un risvolto fisico alla fine. Diciamo, io l'ho vissuto adesso, quindi confermo tutto quello che è stato detto, e penso anche tutte le mamme in ascolto. Diciamo anche però che è una cosa fisiologica, quindi è normale, e ci sta anche magari dei momenti in cui si provano, perché è fisiologico, queste situazioni, ma è un qualcosa che va vissuto emotivamente, come stavi dicendo, come un percorso personale che poi si va a concludere con quello che è la nascita. Quindi emotivamente bisogna essere sempre, cercare di essere il più possibile, per quanto gli ormoni ce lo possano permettere, ma in questo caso anche l'aiuto di vari professionisti sicuramente potrebbe essere interessante come soluzione, e quindi viverla anche per la mamma nel miglior modo possibile, al di là di quelle che possono essere alcune inciampi o situazioni un po' più scomode delle esatto. volte, che il babbo non subisce da questo punto di vista. Il babbo deve essere solo ed esclusivamente un supporto. Assolutamente. È un fungible. Ok, continuiamo pure, Dani, quindi vogliamo andare a vedere qualche consiglio per le nostre mamme che sono in dolce attesa. Allora, per quanto riguarda le problematiche che abbiamo già visto, sicuramente uno degli aspetti che possono aiutare a mantenere il corpo attivo e comunque in buona forma è sicuramente la ginnastica, quindi la mobilità. L'essere in gravidanza non significa il non dover far nulla, anzi, il corpo è fatto per muoversi, e l'immobilità per noi è terribile. Quindi con le giuste modalità, con i giusti carichi e soprattutto in, come dire, rapportato a quello che è anche lo stato di avanzamento della gravidanza, è sempre bene fare dell'attività, un'attività dolce, moderata, misurata a quello che è il momento di evoluzione della gravidanza. Un piccolo consiglio su quello che è nel fare l'attività: noi all'interno del corpo della donna c'è una zona che è la più nobile di tutte, che è il bacino. Il bacino nel momento del parto compie un movimento che non fa mai durante la vita, ossia l'apertura sulla sua parte inferiore. Il piccolo bacino si apre e si stringe la parte superiore, ed è una cosa che in anatomia non succede mai nel movimento. Questo è una cosa da tenere in considerazione soprattutto nel dove fare attività. Preferire delle superfici morbide, quindi l'osso sacro, il bacino, soprattutto negli ultimi mesi, vanno tenuti in
diciamo, come trattarli un pochino con i guanti. Esatto, hanno bisogno di attenzione. È giustissimo, anche perché questo già è un qualcosa che è molto interessante, perché molti ci chiedono, cioè, oppure molte persone vivono la maternità come anche un rischio, quindi dal punto di vista emotivo, e quindi si abbandonano completamente, e questo potrebbe inficiare in maniera negativa. E quindi il movimento fatto ovviamente nella giusta metodica, con il rispetto della situazione che si sta vivendo, è sicuramente un'arma, uno per non eccedere con quelli che sono i chili, che qualche chilo in più, come abbiamo visto, ci sarà. Due, per mantenere il corpo mobile, che sarà tutto funzionale quando ci sarà la parte finale, come hai detto benissimo tu. E quindi direi di passare dal secondo consiglio per le nostre mamme. Dani, cosa puoi dare, un'altra pillola? Un altro aspetto fondamentale è sicuramente la respirazione. Qua abbiamo scritto: non dimenticarti di respirare. Sembra una frase fatta, ma come dicevo prima, con la crescita del feto e della pancia, il diaframma tende a risalire per fare spazio appunto all'utero, e risalendo diminuisce la propria capacità di abbassarsi e di creare diametro verticale per i polmoni, e quindi la nostra respirazione corrente diminuisce. Diminuendo la respirazione corrente diminuisce in percentuale anche la capacità di ossigenazione dei tessuti, e questo diminuisce la capacità vascolare di tutto. Come si traduce in soldoni? Un tessuto meno ossigenato è un tessuto che ha meno nutrienti, è meno in salute, è meno capace di, non so, di dare attività pulita, ok? Quindi il concentrarsi anche in delle attività respiratorie, che poi nella fase finale vengono proprio insegnate, perché nell'affrontare le contrazioni la respirazione è fondamentale. Beh, se noi riusciamo a prepararci già da prima nel capire come utilizzare il nostro diaframma, renderlo un pochino più mobile, allora già ci avvantaggiamo per quello che può arrivare dopo, e soprattutto manteniamo un corpo un pochino più pulito. Assolutamente sì, avendolo vissuto un po' io da spettatore, ma come supporter, diciamo, la respirazione deve essere veramente una parte anche dell'allenamento. Cioè va considerato proprio una parte dell'allenamento che riguarda le mamme che sono in gravidanza, quindi il periodo della maternità, perché poi anche quando ci sarà il parto si vedrà chi ha effettivamente lavorato, per poi, come stavi dicendo benissimo, tutta la muscolatura respiratoria interviene in quello che è il parto. È una vera e propria esercitazione, è una vera e propria ginnastica respiratoria, perché noi non siamo abituati a fare una respirazione prettamente diaframmatica. Va allenata, va capita e va interiorizzata, in modo tale che quando siamo in condizioni dove non riusciamo a gestirla sappiamo già come funziona. Anche perché, Danilo, mi permetto di intervenire anche con la mia scarsa voce. Noi siamo tre uomini e sicuramente non possiamo capire nello specifico che cos'è partorire, o che cos'è il parto, cos'è gestirlo in prima persona. Però forse tutti questi consigli che stiamo dando ci servono anche per renderlo un po' più fattibile, forse, no? Perché per cultura sappiamo che è dolorosissimo. Diciamo che nessuna donna che non l'abbia vissuto, nessun uomo può capire che cos'è finché non si trova in quella situazione. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di prepararci al meglio. Esatto. E proprio per questo proseguiamo con il nostro terzo consiglio, che Dani vedremo tra poco in nel nostro schermo, è: anticipa il sintomo. Ci puoi spiegare un po' cosa intendi con anticipa il sintomo? Il nostro corpo è abituato a... è fatto bene ed è finalizzato ad andare sempre avanti. Quando si presenta un problema, lui comunque crea un adattamento e crea una situazione per poter andare avanti. Però già quella è una situazione, soprattutto in gravidanza, che è predisponente a un vero e proprio problema e un vero e proprio dolore.
Quindi anticipare il sintomo, il quando siamo in una situazione dove mi fa male un po' la gamba, quando sto seduta, cioè queste piccole avvisaglie possono far sì che il problema si risolva in maniera molto più facile e rapida rispetto a quando invece si va ad instaurare un vero e proprio problema con degli adattamenti e delle condizioni che poi ci vuole più fatica e più tempo ad andarla a risolvere. Quindi in pratica il corpo ci parla sempre e quando abbiamo un segnale va ascoltato e non procrastinato come spesso tendiamo a fare e abbiamo anche più delle volte in altre puntate spiegato precedentemente. Proseguiamo, finita la parte della maternità, quindi di questo percorso, dopo il parto qualche consiglio per le neomamme. E questa è una cosa molto interessante, secondo me, sarà che la vivo un po' da vicino, ma questa parte è veramente interessante. Quindi una volta fatto, diciamo, no, la parte che molti dicono essere più dura, quindi il parto, giustamente, una neomamma cosa deve fare? Forse è la più importante, Michele, perché la vita della donna continua anche dopo il parto e anche se nelle prime settimane sono settimane che sconvolgono la vita, perché le prime settimane di vita, soprattutto per le abitudini, sono completamente un'altra cosa, però è importantissimo che la donna sia al meglio, perché una donna e una mamma in buona salute è una miglior mamma. E ci sono alcuni aspetti che vengono procrastinati dalla mamma, che dicono sì, vabbè, poi lo faccio dopo. Una su queste sicuramente è il taglio cesareo. Il taglio cesareo è una cicatrice grande in una zona nobile, importantissima, dove al di sotto c'è tutta la parte nobile viscerale della donna. E sappiamo che le cicatrici recuperano per retrazione, cioè è come se fosse una maglia ritirata. E se noi non andiamo a gestire quella situazione, quella cicatrice, a lungo termine quella presenterà sempre il conto. Ma così come può essere problematica a livello del pavimento pelvico, ci sono bravissimi professionisti che si occupano solo di ginnastica e recupero del pavimento pelvico, che è un vero e proprio muscolo. Ma anche questo è fondamentale perché dà l'appoggio a tutta la parte ovarica, tutta la parte di minzione anche della donna, per poi non dimenticare anche quelle che sono le problematiche poi anche metaboliche, vascolari. Un consiglio generale e unico per la donna è questo: curatevi e fatevi aiutare dai vostri mariti o vostri compagni o comunque dai papà, soprattutto nei primi periodi, perché una volta che alcune problematiche è meglio affrontarle sin da subito, anche se il vostro figlio è piccolissimo, però ci sono dei problemi che non possono attendere. A proposito di questo, Dani, mi ci collego, secondo te quando è giusto iniziare? C'è una tempistica oltre la quale non andare per iniziare, oppure c'è una tempistica da rispettare prima di iniziare a prendersi cura di te, quindi magari un po' di riabilitazione del pavimento pelvico e queste situazioni qua? Ovviamente la prima parte del, appena c'è il parto, c'è la nascita, le prime settimane sono un po' confusionarie, diciamo, però quando iniziare? Diciamo che dipende molto da quello che è il problema e quello che si pone. È chiaro che la riabilitazione del pavimento pelvico non è sempre consigliata, è consigliata quando ci sono problematiche cliniche riferenti al pavimento pelvico, come possono essere, non so, delle piccole incontinenze. Quindi è molto soggettivo. Diciamo che una cicatrice, facciamo l'esempio della cicatrice, è trattabile fino a un anno e mezzo, e lo si riconosce dal fatto che sia ancora rossa. Pavimento pelvico e muscolo, quindi è sempre allenabile. Non c'è una tempistica, però bisogna partire dal presupposto che sono problematiche che sono invalidanti, che possono rischiare di cronicizzare. Quindi la risposta che ti dico è: prima è meglio. Ok, quindi Dani, grazie mille.
Io direi che nella prima parte riguardante questo percorso che la mamma fa, quindi della gravidanza, questi mesi di avvicinamento, abbiamo già dato qualche consiglio molto utile che le persone a casa possono prendere e mettere subito in pratica. In tasca insieme a tutte le altre puntate, no? Esattamente. Siamo arrivati allo spazio pubblicitario, dopo parleremo del neonato, quindi del bambino appena nato. Quindi... E risponderemo anche a qualche domanda, che il telefono comunque sta suonando. Quindi... Esattamente. Quindi vi ringraziamo e ci vediamo dopo la pubblicità. A fra poco! Bentornati, siamo in diretta qua su Fanno TV con la sesta puntata di Salute, oggi osteopatia neonatale e in gravidanza. Tommy, come sta andando questa puntata? Beh, direi che sta andando divinamente, anche perché comunque da casa ci state scrivendo tanto tanto, e visto che il prossimo argomento di cui parleremo proprio del bebè, quindi del lattante, e abbiamo delle domande da qualche neomamma, io direi di tralasciarci un pochettino alle spalle l'argomento mamme. Prima di andare al prossimo argomento vorrei leggerti una domanda di quelle un pochino più simpatiche. Ho partorito 5 mesi fa e in seguito a uno dei tanti controlli è emerso che ho la diastasi addominale. Mi hanno detto di lavorarci e che difficilmente il mio addome tornerà come prima. Consigli? Allora, intanto spieghiamo che cos'è la diastasi addominale. Praticamente a livello addominale noi abbiamo la cosiddetta linea alba, quindi al centro le due pareti addominali, o meglio i due retti dell'addome con tutta la parte addominale muscolare, ha una parte centrale che è diciamo di un'aponeurosi. Con la crescita dell'utero questa aponeurosi tende a dilatarsi e si apre. Può capitare che questa aponeurosi non recuperi, quindi rimanga dilatata, e questa viene chiamata diastasi addominale. Giusto lavorarci. Qual è la problematica? Che è vero che c'è un rischio che non ritorni come l'inizio, perché non è una muscolatura che può essere lavorata e può essere tonificata, ma è una aponeurosi. E una aponeurosi non si può contrarre. Però sicuramente può compensarla con le muscolature che stanno intorno, quindi il consiglio è sì, lavorala in palestra, addominali in maniera graduale, lavorare tutta la parete addominale, e sicuramente un buon risultato si può ottenere. Grazie Danilo, a nome di Cristina lo diciamo, che ci ha scritto, gli facciamo anche gli auguri per la neogravidanza. Quindi per il neoparto, perché ha partorito 5 mesi fa, quindi ringraziamo e grazie mille. E quindi continuiamo lasciandoci alle spalle l'argomentazione del percorso della mamma che fa in maternità e in gravidanza, e andiamo nel postparto, quindi nel neonato. Quindi una persona, una famiglia che si approccia per la prima volta, diciamo che va incontro a un nuovo mondo che è da tutto da scoprire, e molte volte, diciamo, il neonato non ci parla e quindi andremo a sviscerare quelli che sono i dubbi e alcuni consigli pratici che possiamo e potete mettere subito in atto per risolvere queste situazioni. Risolvere anche brutto, diciamo, per capire meglio quella che è la situazione del neonato, che è una persona. Ah già, è una persona fatta e compiuta. Partiamo da un presupposto, che noi andremo a parlare di problematiche che non hanno un quadro clinico, o meglio, il riferimento unico del bambino è sempre il suo pediatra. Quindi se avete dei dubbi, se avete delle cose che non vi tornano, in primis è sempre bene andare dal vostro pediatra, che è il primo responsabile della salute del vostro bambino. Poi noi andremo a parlare di quelle che sono delle problematiche funzionali, dei fastidi che possono aiutare il vostro bambino a stare meglio e a passare alcuni periodi della propria infanzia e della propria crescita in maniera
più sana e meno problematica. E partiamo da un presupposto: un bambino se ha fame piange, se ha sonno piange e se ha fatto la cacca piange. Se si annoia, quindi, piange. Sì, quindi il bambino piange. Come, e soprattutto un bambino ha un carattere, ha un suo carattere, nonostante che sia piccolo, ha un suo carattere, ci sono i più docili e i meno docili, quindi è importante che i genitori capiscano che non tutti i bambini sono uguali, cioè se il tuo bambino si confronta con un'altra mamma e dice ma il mio dorme tutta la notte e il mio no, può capitare, qualcuno è più fortunato di un altro, però anche i bambini hanno i caratteri e anche i bambini purtroppo possono andare incontro a dei problemi. I problemi più frequenti che si trovano nei bambini, soprattutto nella prima parte neonatale, sono sicuramente la cosiddetta plagiocefalia, che è comunemente detta come testa piatta, quindi la percezione nella parte posteriore dell'occipite del bambino di poca concavità, quindi un pochino piatta questa testa, il torcicollo miogeno, quindi una difficoltà del bambino a girare più da un lato rispetto all'altro, reflusso o stitichezza, quindi la ricottina. Molto buona. Sì, di grande qualità. le coliche gassose sono famosissime nei bambini che gli portano appunto a grandi dolori, grandi pianti, soprattutto notturni, e a volte anche difficoltà di suzione, cioè diciamo queste problematiche che sono più quotidiane e non hanno un vero e proprio quadro clinico. Se ce l'hanno, come vi ripeto, il vostro pediatra in primis. Quindi diciamo che è normale sentire il neonato piangere perché è l'unico mezzo di comunicazione che ha, quindi giustamente delle volte chi è meno fortunato e sente maggiormente piangere magari di notte non è proprio idilliaca la situazione, però fa parte del percorso. Parli con cognizione di causa, amici. No, io sono molto... È uno dei fortunati. Io mi reputo fortunato grazie alla mamma. Quindi metto anche, sempre comunque. Metto anche le cose in chiaro. Però è molto interessante capire anche per alcuni neogenitori che fa parte del percorso e non è che il bambino è sbagliato, uno è fatto bene e uno no. E soprattutto i genitori non sono sbagliati. E soprattutto i genitori. E spesso le difficoltà che vengono fuori è il bambino piange sempre e la mamma non sa che fare, non si sente sbagliata, non si sente adatta. Beh, non è così. Non è il bambino sbagliato, non è la mamma sbagliata, non è il padre sbagliato. Ci sono problematiche che vanno affrontate anche con l'ausilio appunto di professionisti che possono aiutare a capire che cosa c'è che non va in questo bambino. E proprio per questo ci colleghiamo alla tua figura, visto che oggi parliamo di osteopatia in gravidanza e neonatale. Quando approcciarsi all'osteopata? Diciamo che adesso sta crescendo sempre più la cura è brutto, la presenza dell'osteopata ha in questa importantissima fase e nella fase neonatale. Quindi quando possiamo portare da te il neonato? Partiamo dal presupposto che per fortuna sta crescendo, perché ci sono paesi in Europa come la Francia, la Norvegia, l'Inghilterra, dove l'osteopatia è praticamente riconosciuta e dove il sistema sanitario passa la visita dall'osteopata nel primo anno di età. Quindi già questo è un indizio importante. È entro il primo anno di età, soprattutto per quelle problematiche un pochino più strutturali come possono essere appunto la plagiocefalia o il torcicollo. Perché? Perché entro l'anno di età le suture craniche si saldano, quindi le aponeurosi fra le ossa della testolina, diciamo, vengono a saldarsi e poi queste modificazioni si possono fare di meno o se non per nulla. Quindi entro l'anno d'età e soprattutto se ci sono problematiche un pochino più importanti come il reflusso o comunque il rigurgito, che è abbastanza frequente anche nei primi giorni. Io ho avuto purtroppo per il bambino la possibilità di trattare dei bambini con 10 giorni. Perché? Perché ogni pasto comunque il bambino rigurgitava. Non era quadro clinico perché prendeva peso, però aveva altre problematiche che rigurgitava e stava male e la mamma non sapeva cosa fare, allora siamo andati a lavorare su questo bambino. Quindi sicuramente è un aiuto che si può avere, che può essere sia per il neonato e anche per i genitori che, come anticipavamo prima, magari in determinate situazioni, essendo nuove, anche la gestione di esse può risultare
difficili e delle volte si può sentire inadeguati, sbagliati, eccetera. Invece con l'aiuto e l'ausilio di un professionista, diciamo che anche a livello emotivo, psicologico, può essere una tranquillizzazione del giusto modo di approcciarsi. È molto, molto importante avere qualcuno che ti dia delle linee guida da seguire e da... E a proposito di linee guida, Dani, qualche consiglio? So che hai preparato un qualcosa di molto interessante. È tornato il bambolotto. Qualche consiglio per i neogenitori sul bambino? Cosa fare? Allora, poche pillole, ma diciamo che magari a volte anche l'ostetrica che verrà a casa vi daranno già queste cose, però se non succede... Magari ne parliamo una volta in più, non costa nulla. Soprattutto nei primi 2 mesi, poi lo vedremo con lo sviluppo del bambino, il bambino non ha la capacità di controllo del capo. Quindi è molto importante che noi, quando andiamo a prendere il bambino dal fasciatoio o comunque dal lettino, con una mano andiamo a dare un supporto della testa. Quindi andiamo posteriormente, prendiamo sia il collo che la testa e con l'altra mano andiamo a prendere il bacino, in modo tale che anche quando è su di noi la testa non ciondola a destra e a sinistra e noi lo aiutiamo nel supporto di questa testolina, che arriverà circa il secondo o terzo mese di vita. Stessa cosa quando noi lo teniamo in maniera supina. Quindi quando noi lo teniamo in braccio, non avendo il controllo della testa, il bambino tende ad avere la rotazione solo da un lato. Magari noi siamo destri, lo teniamo sulla destra e lui tiene la ruotata sulla sinistra. È importante cambiare mano, anche se non siamo mancini, e tenerlo un po' anche sull'altra mano, facendo ruotare il capo anche dall'altra parte. Anche perché dopo di un po' la spalla vi cederà e quindi state tranquilli. Esatto. Che sarà... Un'altra cosa, sempre nel tenere in braccio il bambino... È fare attenzione quando lo teniamo con il viso verso davanti a non mettere la mano troppo su un'anca o troppo sull'altra. Questo perché, soprattutto questo quando è un pochino più grande, se noi lo teniamo un pochino troppo su un'anca, diamo fastidio all'anca stessa, ma soprattutto lui vuole l'orizzontalità, recupera dal lato opposto e gli dà un pochino fastidio. Ultime 2 cosine che possiamo fare sul fasciatoio. Uno è per le problematiche dei piedi torti. A volte si può capitare che i bambini tendano a pronare un pochino i piedi, quindi che la pianta dei piedi guardino un pochino al centro. Possiamo dare degli stimoli sulla parte esterna mentre lo cambiamo, magari dare dei piccoli stimoli sulla parte esterna in modo tale da spingere il bambino a ruotare esternamente i piedi. E un'ultima cosa, che possono essere dei massaggini per le coliche, prendendo le gambe del bambino, andarlo a muovere e a fargli muovere quello che è l'addome del bambino stesso, sia da sdraiato oppure a pancia sotto con una mano, andando a tamburellare in questo modo l'addome del bambino. Io direi che questo video va salvato per tutti i neogenitori o per chi vorrà approcciarsi, perché sono dei consigli utilissimi. Quindi noi, Dani, innanzitutto ti ringraziamo per esserti messo a disposizione. Anche perché abbiamo fatto un preparto praticamente oggi. Sì, abbiamo fatto un preparto, quindi siete tutti pronti a casa. E quindi è veramente stato utile anche per me vedere questa cosa, e per tutte le persone che sono a casa è molto interessante, perché poi quando succede, sei da solo a casa con marito o moglie, e delle volte te lo chiedi se lo stai prendendo nella maniera corretta, se va bene oppure no. E questi consigli io penso che possano aiutare veramente tante persone. Anche perché forse in questo periodo, Dani, o anche immediatamente nel periodo successivo, si getta un pochino le basi anche per la salute del bambino che verrà, no? Alcune cose possono essere, non dico fondamentali, ma molto importanti. Ci sono alcuni studi che hanno visto che alcune di queste problematiche che qui abbiamo portato poi portano altre problematiche da grande. Quindi devo dire sì, cioè la salute del bambino sin da piccolo, anzi forse in questo anno, nel suo primo anno di vita, è l'imprinting per quello che poi sarà quello che viene dopo. E proprio riguardante questa argomentazione, ora andiamo a vedere quello che è un po' lo sviluppo motorio del bambino. Quindi
come andrà a cambiare nel suo percorso nel primo anno di vita, che mi sa ne vedremo delle belle. Diciamo che il primo anno di vita è quello un pochino più frenetico da un punto di vista anche motorio. Partiamo dal presupposto che queste sono tappe indicative e non sono uguali per tutti, cioè non tutti i bambini faranno queste tappe motorie. È molto personale e dipende molto anche dagli stimoli che gli vengono promessi e soprattutto posti al bambino. Vanno da, appunto, dai 0 ai 12-13 mesi partiamo dalle prime 6 settimane. Le prime 6 settimane sono tipiche del fatto che non ci sia allineamento tra il tronco e la testa, quindi non c'è allineamento, che arriva circa nel secondo mese di vita. Il capo quindi inizia ad allinearsi col tronco e inizia anche la prima capacità di controllo della testa, che poi arriva anche soprattutto nel terzo mese, dove con l'utilizzo delle braccia il capo inizia ad alzarsi soprattutto da prono e inizia anche a prendere degli oggetti soprattutto da pancia sotto, per poi arrivare al quarto mese, dove inizia ad arrivare anche la famosa coordinazione occhio mano bocca, quindi gli oggetti che avevano davanti vengono presi e puntualmente entrano in bocca. Ma c'è un motivo perché i bambini portano tutto in bocca: perché è la parte più sviluppata che hanno, perché da quando sono nati a quando fondamentalmente vivono è la cosa che hanno usato di più, perché la suzione, il mangiare, è quindi la parte più innervata e più sviluppata, e quindi portano tutto lì. Per poi continuare al quinto mese invece dello sviluppo motorio, che inizia ad appoggiare solo un lato, a prendere gli oggetti, migliora la messa a fuoco, perché il bambino inizialmente è miope per un discorso anatomico, perché l'occhio non è completamente formato. Sesto mese inizia a rotolare, ma soprattutto c'è la scoperta dei piedi, anche questi ovviamente portati alla bocca. Ovviamente, e fa anche molto ridere, penso. Sì, quello è bellissimo perché si mangiano sti piedi, però è una fase conoscitiva, lui sta conoscendo una parte del suo corpo, e infatti una volta scoperti i piedi inizia la fase anche della quadrupedia e soprattutto dello striscio. Lo striscio simmetrico, quindi il destra-destra, quindi mano destra, gamba destra, o mano sinistra, gamba sinistra, per poi modificarsi ed evolversi in quadrupedia, che non è il gattonamento. La quadrupedia è la stazione in quadrupedia e dalla quale lui riesce a guadagnare anche la stazione seduta. L'ultima fase, che è in quelle che va dal nono al tredicesimo mese, è quella dove si va a completare il rotolamento del bambino, quindi rotola completamente da solo, fa le prime esperienze di gattonamento, e qui genitori iniziate a mettere il guinzaglio. Dal decimo mese invece iniziano i primi istinti di verticalità, quindi della stazione eretta, per poi arrivare al dodicesimo, tredicesimo mese, dove inizia la deambulazione laterale e quella frontale, con degli appoggi molto ampi, molto aperti. Diciamo, questo che abbiamo visto insieme è il percorso idealliaco. Poi sta al bambino e anche ai genitori aiutarlo a fare questi percorsi. Ed è bellissimo come quadro, quindi per tutti i neogenitori vi aspetta un anno importante, che però anche da vedere quanto in un anno cambia, cresce, si sviluppa il corpo del bambino, la mente, è qualcosa di estremamente bello, e quindi anche il ruolo del genitore è stimolarlo magari con le giuste metodiche per far sì che questo percorso accada nella maniera anche più naturale possibile. E ovviamente poi ogni bambino è a sé, e quindi uno non si deve neanche preoccupare se le tempistiche teoriche non vengano strettamente rispettate secondo quello che è questo quadro che abbiamo visto. Detto questo, vedo che stai abbracciando Dani, il bambolotto. Non so se ci vuoi dire qualcosa, visto che lo abbracci, lo so che gli vuoi bene o ti è piaciuto molto. Fantastico. Poi questi che non piangono sono i migliori. Questi sì, questi per far vedere sono fantastici. Quindi dopo lo sviluppo motorio, un
un qualcosa di interessante che hai preparato, visto è il Tummy Time. È un mondo che si apre sui genitori, è molto dibattuto soprattutto sui social questo Tummy Time. Sta andando molto. Il Tummy Time è molto in voga ultimamente, però di fatto il Tummy Time, che è tradotto dall'inglese è tempo della pancia o tempo del pancino, è come dire un momento di gioco ma allo stesso tempo la ginnastica. È un momento dove i genitori si prendono per il bambino e lo portano a sviluppare quelle che possono essere la parte muscolare, la parte cognitiva, la parte propriocettiva, quindi lo stimolano in base a quelli che sono, a quello che dovrebbe essere il suo percorso motorio. In cosa consiste? Consiste nel mettere il bambino a pancia sotto, in posizione supina, ok? In un'area protetta, sicura, con non so, la palestrina, un bel tappetone sotto. E questo cosa fa? Fa sì che il bambino in posizione supina, intanto, soprattutto nella prima parte dove abbiamo visto il secondo, terzo mese, lui non ha benissimo il controllo del collo. Quindi nella prima parte lui lavora già per controllare il collo, perché la stazione supina non è favorevole al bambino nei primi mesi. Quando inizia ad avere, quindi terzo, quarto mese, inizia ad avere il controllo del collo e quindi inizia ad avere anche le mani, lo andiamo a stimolare con quelli che possono essere giochi anche dei sonagli che fanno rumore e quindi che lo stimolano a ruotare il capo. Magari se il bambino ha un problema di torcicollo e ci accorgiamo che ruota il capo più da una parte rispetto che all'altra, allora lo andiamo a stimolare sul lato debole, dove gira meno il collo. E gli mettiamo un gioco da una parte e un gioco dall'altra, uno con un colore un po' più chiaro, uno con un colore un po' più scuro. Lo stimoliamo andando avanti nei mesi a venire a prendere il gioco, o ancora di più andando avanti nei mesi, quando arriviamo al nono, decimo mese, lo stimoliamo alla verticalità, quindi lo mettiamo a pancia sotto, lui guadagna da solo la stazione seduta e via dalla stazione seduta lo stimoliamo alla verticalità, quindi con degli appoggi, una sedia, un piccolo sgabellino. Diciamo che è una ginnastica che è per il bambino sotto forma di gioco, ma allo stesso tempo è del momento che un genitore prende col bambino 10-15 minuti al giorno, se si riesce anche due volte al giorno, per stare con lui e farlo divertire. E quindi penso che il messaggio sia passato esattamente su quello che è quanto è importante il Tummy Time, proprio per entrambe le figure, proprio per entrare anche in connessione al di là poi della moda, del nome che va in voga adesso, ma proprio per creare sempre più relazione tra genitore e bambino, e dopo ovviamente anche tutto quello che è lo sviluppo motorio che aiuta attraverso sempre stimoli che aiutano il bambino. E proseguiamo, Dani, con altri tips per i genitori, visto che ormai il bambino è fuori e qua con noi. Sì, dai, diamo un paio di pillole. Sì, qualche pillola, perché queste sono veramente interessanti. Ce ne sono un paio che sono veramente da sottoscrivere. Allora, intanto volevo far vedere anche questo, sono dei video che girano molto su internet. Si chiama Manovra del dottor Hamilton, è un pediatra molto famoso che ha sperimentato questa manovra, che io lo chiamo il tasto off del pianto. E già questo come nome, tasto off del pianto, se le mamme così a casa, anche genitori. Funziona anche soprattutto nei primi mesi, quindi man mano che il bambino inizia a perdere quelli che sono gli istinti uterini, funziona sempre meno, però nei primi mesi, quando c'è un pianto disperato, è una manovra che appunto può far smettere di piangere il bambino. Consiste nel prendere il bambino da supino, mettergli le mani incrociate sul petto, poi lo si ruota su un lato, con una mano si tengono le mani incrociate, con l'altra si prende il bacino dalla parte sotto e si fa una piccola compressione tra il bacino e le mani. Questo fa sì che il bambino vada a riprendere una sorta di posizione uterina, ed è ancestrale, cioè è proprio quello che lui viveva all'interno della pancia. E appunto qui dietro io ci vedo anche il tasto off. Al momento che si prende in questo modo, il bambino smette di piangere.
Ed è da testare sicuramente. Sì, sì, sì. Non è facile perché comunque all'inizio va preso bene, con una mano va preso qui davanti, poi da dietro c'è ci vuole un pochino di manualità. Con la pratica. Esatto, con la pratica viene tutto. Si riesce. Ancora andiamo a vedere con l'aiuto della slide quelle che sono queste le pillole e dopo questa manovra che può essere utilissima per tutte le persone che hanno a casa bambini, quindi il tasto off del pianto del bambino, poi proseguiamo. I rumori bianchi, lo sanno un po' tutti, i rumori bianchi sono il ricordo della vita uterina, quindi lo scorrere dell'acqua, il phon, il vento, tra l'altro consiglio, c'è un'app di rumori bianchi da scaricare, quindi anche questa può rendervi utile. E l'ultimo consiglio che mi sento di darvi è affidatevi a dei professionisti. Internet non è un professionista. E questo lo sottoscrivo perché molto spesso davanti a un problema la prima cosa che si fa è cercare su Google, che non è per forza sbagliato, ma quello che c'è scritto da Google spesso è scritto da professionisti, ma quello che c'è scritto va messo in un contesto, va contestualizzato e messo in un quadro clinico. Quindi tutto quello che c'è scritto lì non è detto che sia sbagliato, ma va messo in un contesto. Affidatevi a dei professionisti. E Dani, con questa frase andiamo verso la conclusione della puntata di oggi. Ricordiamo anche i tuoi canali per chi vorrà seguirti, chi vorrà scriverti. Adesso se viene passata la slide, in modo tale da se avete domande specifiche riguardante l'argomentazione, questi sono i contatti di Danilo, in modo tale che potete farli direttamente a lui, vedendo tutta quella professionalità che ci ha messo oggi. Oggi abbiamo parlato veramente di tantissime cose, siamo verso la chiusura. Tommy, quindi ringraziamo Dani per essere venuto. Grazie, e non solo per averci fatto veramente un corso in un'oretta su quello che è la gravidanza e su quello che è il periodo della maternità. Ma, e del Natale. Io direi di far leggere il quiz a Danilo. Assolutamente sì, quindi facciamo leggere. Quiz, come sempre, no? Abbiamo preparato un quiz semplicissimo, se siete stati attenti, come sempre. E quindi lo faremo leggere a Dani, è proprio qua, e è: che cos'è il tummy time? Quindi la domanda è: il tummy time è momento di gioco fondamentale per lo sviluppo motorio e sensoriale. Oppure un momento di gioco con la mamma per imparare a mangiare, un momento di crescita del neonato in cui mette i denti, lo sviluppo motorio caratterizzato dalla chiusura delle suture craniche. Benissimo. Quindi, se siete stati attenti, sarà semplicissimo rispondere a questa domanda. Chi vincerà il quiz avrà una consulenza direttamente con l'osteopata. E detto questo, prima di chiudere, Tommy, io ringrazierei lo sponsor di questa puntata, perché questa puntata di In Salute, questa sesta puntata di In Salute, è stata offerta da Via Vai, che è un noto bar del nostro lungomare di Sassonia di Fano. Salutiamo il titolare Antonio, che si sta sicuramente guardando in questo momento, che sarà probabilmente alle prese con i suoi aperitivi. A vista l'ora probabilmente sì, e se vorrà allargare la famiglia sa cosa fare oggi, ma ormai penso che sia esperto. Quindi andiamo in chiusura, ringraziamo ancora Danilo per la professionalità e per aver accettato il nostro invito. Tommy, noi cosa diciamo? Ci vediamo venerdì. Grazie, a venerdì. A venerdì. Arrivederci.